Hanno dato esito negativo le ricerche di Cinzia Papagiolla, la 53enne di Alzate Brianza, scomparsa da venerdì mattina quando ha lasciato casa per dirigersi verso il parrucchiere nel vicino centro commerciale. La sua auto, una Opel Agila, è stata ritrovata lunedì pomeriggio sulla sponda canzese del lago del Segrino. Immediatamente le ricerche si sono concentrate intorno al bacino lacustre, sul posto i vigili del fuoco di Erba, il distaccamento di Canzo, il nucleo sommozzatori da Milano, i carabinieri di Asso e di Erba, oltre ai cani molecolari. Al momento l'unica traccia è stata fiutata dai cani lungo la passeggiata del Segrino, dove questa mattina, martedì, le ricerche sono proseguite con l'ausilio di un elicottero che ha sorvolato la zona. Intorno a mezzogiorno le operazioni di ricerca sono state sospese. La Opel Agila è ora a disposizione delle forze dell'ordine. La donna si sarebbe allontanata lasciando al suo interno borsetta e telefono cellulare.